Cosa puoi fare in una giornata con un budget di 100 euro se sei in America, Africa o Europa? Riusciranno a non spendere troppo? Chi vivrà meglio? Lo scopriremo con loro. Sono nella mia stanza d'albergo. Questa è la stanza, come state vedendo. Non è niente di che, tranne che la vista sui grattacieli olè. Bel cielo oggi. Per il resto, letto, appoggia robe, cassaforte che non uso mai, le mie cuffie, la mia scrivania, il mio secondo armadio, TV mai usata, uno specchio, sono in mutande, non mi metterò lì. La mia valigia, il mio zaino, altro posto per la valigia, giacca, insomma, e altro poggia robe. La nostra prima spesa è stata la camera qui a Marrakesh, ovviamente. Porta di legno, una camera abbastanza normale, un postiglio. Invece ragazzi, io, Mister e Mirko siamo rimasti qui in Europa, precisamente a Torino, la mia città. Beh, Tati, abbiamo anche noi questa sfida. Compito dei 100 euro da portare a termine. Vediamo di passare una buona giornata il meglio possibile con questo budget. Vediamo un po'. E spendere il meno possibile, perché comunque cerchiamo anche di risparmiare qualcosa a fine giornata, magari. Fra poco vi diremo il prezzo di questa camera. Però vi posso dire la verità: secondo me il bagno vi sorprenderà. Cioè, secondo me è fatto proprio bene con questa doccia qua. Guardate. L'unica cosa è in giusta porta. Sì, effettivamente, per fare la. Soprattutto quando c'è la doccia, arriva tutta il vapore dall'altra parte. Però vabbè, ci adattiamo ragazzi. E voi direte, dov'è il bagno? Praticamente usciti dalla camera, il bagno è quella porta là in fondo dove vedete appunto anche due cartelli. Non ve l'ho detto, siamo al 13° piano, olè. L'hotel rimane davanti a Central Park, più verso la zona di Times Square, quindi in 15 minuti più o meno siamo a Times Square. E per una notte vi posso dire che mi è costata $72, che sono 65,83 euro. Diciamo che abbiamo già speso quasi due terzi del budget, però la giornata è appena iniziata. Porca miseria! Oh. Ho detto, ma questo di qua deve girare! Tati! Benvenuti in Europa! Benvenuti in Europa! Porca miseria! Siamo salvi per miracolo! Perché la guida la mamma, Dio! Se guidava Tatino, secondo me, no, c'eravamo morti! Per due persone 40 euro, quindi 20 euro a testa! Esatto! Consumiamo un decimo del budget! Ci rimangono 80 euro a testa! A voglia, Marrakesh poi non è che costi chissà quanto le robe! Non ho guardato i prezzi! Come ho guardato i prezzi? La prima cosa che grabavo su video! Grazie! 11,50. Vado col tuo. Zucco e latte. Buono? Guardate dove sono, ragazzuoli. Times Square. A veramente due minuti a piedi abbiamo Dunkin' Donuts. Perché come ogni americano devo fare colazione con la Donuts. E quindi la Boston Cream di San Valentino. $7,63, ragazzi, che sono 6,98 euro per il mio caramel macchiato, la mia Boston Cream e Times Square. Quindi prendiamo questa Boston Cream e godiamocela. Dunkin' Donuts è sempre una garanzia. Poi, scusate, abbiamo detto che siamo in Europa, in Italia, cioè in modo particolare. Facciamo una cosa diversa da solito, andiamo a vedere un museo, capì? Magari facciamo dire a loro che ci interessa anche un po' la cultura. Ti ho portato eccetera. nel museo. Ma quale museo però? Anto, il museo per eccellenza. Guarda qua che museo, guarda. Guarda qua. Museo della Juve, ragazzi. Eh sì. Volta qua dentro, entrare ora. Se costa tanto non chiamo, da di. Avvisate. Ragazzi, come vedete, il prezzo di 15 euro per tre biglietti. 45 euro. Speriamo ne valga la pena, sia un bel museo. Ma no, certo, tanto è il più bello d'Italia, andiamo, anzi del mondo. Primo posto dove spendiamo un po' il nostro budget, fare la colazione. Ho una fame assurda, vedo. Questo qua è uno dei migliori posti di mare che ho visto su internet. Andiamo a vedere cosa prendere. Vai. Siamo qui con la colazione, non sappiamo ancora quanto sono andati a spendere, ho visto un po' più o meno i prezzi, però ovviamente siamo ancora in linea. Io ho preso il tè tipico marocchino, poi c'è questa specie, è un misto tra dolce e salato, c'è dentro la mandorla, il pollo, questo qua non so se sia cacao o qualche altra spezia. Fuse ha voluto prendere questa qua, gli ho detto di no, ma ha detto che è tipico, quindi mi fido. Croissant, giusto per rimanere un po' italiani. E poi questo è glass of milk. Vai Andrea, apri questo. È un po' unto, avrei un pistacchio. Dolce e salato. Non so se mi piace o mi fa schifo. Poi secondo me ci può anche stare, eh. Cioè è strano più che altro. È un contrasto che non siamo abituati. Allora ci ha lasciato stupiti il prezzo, perché abbiamo speso 107,50 dirham, che sarebbero 10,75 euro. Praticamente sono 5 euro e 5 euro. Il nostro budget quindi è ancora di 75. E 75 per Fuse. Ne abbiamo ancora da spendere. In Marocco si sta bene. Si sta bene qui. Beh, questa qua per caso è sporca. No, no, è pulita, è pulita. Polverata, bella pulita, guarda, anche sì. Perché ne abbiamo solo due e l'altra. L'altra dove è? Quindi uno. Non c'è rubata? Sì,
ritirata. Oh, no. Signori, io finalmente ho una Champions League. Ah no, in prestito. In prestito, in prestito. A chi l'hanno prestato? Beh, magari quest'anno. Guardate, non ridere. Ridevi anche di Kvaratskhelia quest'anno. Vabbè. Ti ricordo la storia di Fiuso. Sono qui, 10 luglio. Io dico che Kvaratskhelia fa almeno 10 gol. Guarda quello come ride. Ma chi? Kvaratskhelia. Vai, ridi, 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 ridi. Abbiamo speso a testa tra colazione e museo 18,83 a testa, quindi tanto quanto ci rimangono? Più o meno un'ottantina di euro, 81 euro ancora di budget, a testa. Diciamo che siamo ampiamente dentro. Per ora sì, però... Però dobbiamo ancora pranzare, cenare, andare a dormire. Aia. Guagliù, ozì, ci va a fare un bel giro turistico, un re road, non vedo l'ora. Andiamo, ozì. Let's go. Siamo alla fine del nostro tour, ci ha accompagnato alla piazza principale qui a Marrakesh. Maestro! Ragazzi, il tour ci è costato 200 dirham, sarebbero 20 euro, quindi 10 per me e 10 per Fuse. Ci rimangono ancora 65 euro a testa. È giunto il momento del pranzo, non so come faremo pranzo, cena e tutte le altre cose con così pochi soldi, però un metodo potrebbe esserci. E sicuramente le famosissime slice di pizza da un dollaro, ragazzi, anzi 99 cent, potrebbero aiutarci. Allora, dentro è completamente pieno, ragazzi, non c'è proprio posto da sedere. Quindi mi sa che la prenderemo e cercheremo un posto fuori dove mangiarla. I 3 dollari che ci salveranno questa giornata, ragazzi, questo pranzo. Quindi, ragazzi, il grande momento: un dollaro di pizza, quindi meno di un euro. Come è pianto, raga? Ovviamente non è la pizza di qualità eccessa. Ricordiamoci che la paghiamo un dollaro. Con 3 dollari siamo fatti. Le due pizze e la Sprite. Non è un pranzo enorme, però comunque andiamo avanti e abbiamo ancora più o meno 24 euro. Quindi. 13.43. Quindi è ora di pranzo, Enrico. Mangeremo qualcosa di tipico, te lo dico. Quindi saliti in terrazza. C'è una bella vista. C'è il rubinetto all'aperto. Hai una sveglia andare al ristorante. Non potevamo non mangiare il couscous in Marocco. Hai un couscous marocchino, quello originale. Praticamente sono 7 verdure con carne. Nel mio caso, ma nel caso di Harry, ha preso il chicken. E poi c'è tipo una sorta di riso. Non so come si chiama. Farina, sì, ok. Assaggiamo. In particolare lo promuovo, sai, più che altro anche leggero da mangiare, credo, almeno questa porzione qua. Io appunto ho preso quello con il pollo, però una cosa che non hai fatto, Fuse, è la salsa che sono portato in più, che ci deve essere sopra. Io l'ho già mangiato in Italia, ovviamente non è la stessa cosa come mangiare la pizza in Marocco. Vediamo l'originale. Spezza proprio in bocca. Molto buono. Buono, buono. C'è da dire, ragazzi, che secondo me noi siamo super avvantaggiati, perché a parte che, vabbè, sì, possiamo dirlo, il costo della vita qua è molto ma molto più basso rispetto a dove stanno gli altri. Quindi una cosa che fanno loro per 3, noi la facciamo per 10, penso. Godo. Si gode, ragazzi. È arrivato il conto, 325 dirham, ovvero 32,50 euro. Quindi teoricamente ci rimangono in totale un po' di più di 50 euro a testa, 51 circa. Paghiamo e vediamo come proseguire la giornata. La bella prete con tutti i prezzi ci farà scegliere un bel panino con una cosa anche tipica, qui la salsiccia di broccoli. Quindi tanta roba, ragazzi. Occhio agli ingredienti tali, perché guardiamo sempre alle nostre tasche. Tartar di vitello, tipica del Piemonte, che si mangia solo cruda, mi raccomando. Pistacchio e toma, mi pare, e bra. Io invece, beh, sempre salsiccia di bra, toma e crema di pomodori secchi. E invece a differenza di quello che hanno preso in crostino, ho preso il panino con bra, toma e crema di peperoni. Sto vitello crudo, dentro, che dici? È molto saporito. Mirko, tu non puoi esimerti. Assaggio, mio, crema di peperoni, bra e toma. Da professionista il panino. Come sei? Saporita, eh? Molto, non costa neanche tanto. Cosa? Non costa neanche tanto. Scrivete nei commenti cosa ha detto Mirko. 27 euro, il nostro pranzo. Giusto 9 a testa, con onesto. Acqua. No, dobbiamo smaltire un po', dati, eh? Sì, quindi pigliamo la macchina e andiamo a fare... Altro. Vediamo, altro. Vediamo. Come potete vedere, noi siamo là in alto, cioè vicino a Central Park, e vi voglio portare qui. Non vi dico ancora cosa vi farò vedere, però per arrivarci ci serve prendere la metro. Come potete vedere, un biglietto ci costa 3 dollari. Però visto che esiste la tecnologia, ragazzi, let's go. Si paga con la carta. Che si fa prima? Sì, che ora che ci penso, neanche a Milano costa così tanto la metro. Siamo a New York,
e si arriva ovunque, però 3 dollari. Allora, eccoci arrivati, non ci sono troppissime cose gratis qui a New York, ma sicuramente tra queste ci sono tutti i vari grattacieli e le cose insomma che abbiamo all'aperto. E quindi ho deciso di portarvi nella zona del World Trade Center, e qua ragazzi il One World Trade Center. In questa zona particolare secondo me ci sono due o tre cose insomma che potete vedere prendendo semplicemente la metro. La prima è il Westfield One World Trade Center, che sarebbe un centro commerciale. Vi faccio vedere solamente l'ingresso perché è iconico, avete sicuramente visto un sacco di persone che si fanno la foto appunto qui dentro. Infatti la signora si fa la foto, ma guardate un po' che roba è questo posto qua. È praticamente un centro commerciale appunto in questa struttura molto particolare, dove all'interno poi puoi accedere anche alla metro e a varie situazioni, ecco, chiamiamole così. Ed uscendo di lì, ci giriamo intorno ragazzi, qui davanti abbiamo il Memorial dell'11 settembre, dove appunto c'erano le due torri gemelle, dove praticamente hanno fatto queste fontane enormi. Questa è la prima, guardate che cosa hanno costruito ragazzi, qualcosa di clamoroso, con quella cavità al centro, dove qui troviamo tutti i nomi insomma intorno alla fontana dei caduti durante l'11 settembre. Marambola, Tati? Beh, biliardo? Ci sta. Il Tati. Signor Palle! Dov'è la palla numero 23? Non c'è! Eccola! No! Sfida Juve-Napoli al biliardo? È sempre Juve-Napoli, quindi è Mirko contro di te. Vai, ci sto. Dai, dai. Vado. Tati, dai, non mi acchiappare. Spacca il light! 8 nero giochiamo. 8 nero. 8 nero, Anto. Ma poi se riesco a buttare la mezza. Niente, Anto. Niente. Oh, però! Oh, signori! La piena è da dentro, quindi la nostra sono le piene. Tati, le due sono quelle con le strisce, guarda caso. Vai, Tati, vai. No, la tua, godo, sì! È stata la nostra? Vai, Mirko! Tati, se questa la butti dentro, questa cioè, assurdo. Questa è la 10 di Del Piero. No, vabbè. Guarda. No, vabbè. Vai, Mirko, che classe! La vaschella. Signori! Perfect. Questa di potenza. Perfetto. Di qua, di là. La bianca. Ragazzi, responsabilità pazzesca. Mi manca l'ultima, però Mister ha già messo l'ultima, quindi ce la imbuco, poi ho il match point. Tati, non puoi sbagliare. Boom! Quindi sì, dentro. Solo l'otto nero quindi manca. Dichiara una buca. Quella là. Quella là lontana, quindi sarà quella la tua buca. Anto, dichiara la tua. Devo fare forza all'opposto. Quindi di qua. Ok. Bello! Bello! Questa è difficile perché devo sfondarla dopo tanto, però ci provo. L'avvicino o spacco, non so. Avvicini, perché spaccare è rischioso, capi? Oddio! 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 Anche qui a Torino Verde. Ma spieghiamo, cazzo, perché è entrata la bianca, no! Vinto io! No. E quindi autogol come Koulibaly. No, Mirko, no. È autogol. Vabbè, la volta che vinci sta, dai. Quest'anno non vinci un cazzo. Da 100 anni che... Carambola in man, 7,40 euro in più. 8 euro di gettoni. Andate. Signori! Ah, già erogati. 5 euro di gettoni. Più. Siamo altri 3 euro. Ok, li ha cagati tutti. Spendiamoli bene questi 8 euro di Gesù. Non troppo tipica del Marocco, però stiamo a fare un'attività molto figa, che è la prima volta che la facciamo anche noi. Stiamo prendendo un taxi che ci chiede 70 dirham, quindi 7 euro sarebbero da scalare al nostro conto. Mettiamo pure 7 euro. Vabbè, se andate in ritorno, 15 euro. Sì, facciamo, 15 euro. Thank you. Siamo arrivati. Signori! All'autodromo, prima volta che correremo con Igo Kart. È vero, è proprio la prima volta, sai, lo faremo proprio qui in Marocco. Quanto era il budget? 80 euro in due. 80 euro in due, esatto. E qua 40, ci troviamo la metà del budget. Poi esatto. Ci manca solo la circo. Non ho la patente, non ho mai guidato un go kart, non so cosa succederà, però andiamo. Numero 25, Harry Lazza. Vai Harry! Qua Harry si decimo, frate. Decimo su 14. Grande. Io sono in
impedito a guidare. Ma questi sono tutti una madre puttana. Dal primo francese all'ultimo marocchino. Che è successo? Mi tagliavano in curva. Io rallentavo perché dovevo farli passare. Sono buono. Sto qua mi tagliavano in curva. Ma adesso tocca a te. Sono abituato. Ho guidato varie volte senza patente. Ma che è sto coso? So che non si usa molto. Ti usa il mio stesso numero, 25. Mi sta tirando giù tutti. Inculati ha tirato. Vabbè, esperienza. Tenteremo di prendere il pallone Champions per Tatino, visto che c'è la Champions. Tati, solo perché due cercure. Vai. Oh, la mullata proprio. Vai Mirko, se lo prendi il Napoli vince la Champions. Oh, ma la sposta ancora più in casa. Tati, niente Champions anche quest'anno, mi dispiace. Tati, sei pronto a ballare? Sei il master di questo gioco, io lo so. Tati, vai, vai, Tati, vai, vai. Tati, alla fine. Più veloce, più veloce, più veloce. Sta divertendo il bambino, guardate, vai, 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 vai. Tatino, Tatino, Tatino. Nuovo gioco, tagliare il filo. Per prendere il fratello di Tatino. Lo voglio. Devi tenere premuto, tieni premuto. Lascia. Perfetto. No. Non l'ha tagliato. Ma che l'ha tagliato? Era perfetto, era. Non è arrivato nella parte che taglia. Oh! Non l'ha tagliato. Ma perché non l'ha tagliato? Perché non è arrivato giusto. Vabbè, Tati. Fatti abbracciare. Come prima nell'attività abbiamo fatto i bravi, come... Oppure vinto, intanto. Cioè abbiamo speso praticamente 15 euro in totale, sul budget insomma, calcolandolo insieme. Siccome il nostro punto forte è il mangiare, il cibo, come sapete bene, siamo venuti anche a fare aperitivo, pagando 7 euro a testa e quindi spendendo 21. In Italia si usa fare aperitivo anche in Europa e quindi ne approfittiamo, mangiamo di nuovo tanto. Ebbene, che fine. Quindi ora, togliendo diciamo, tutti questi calcoli che abbiamo fatto, abbiamo 60 euro a testa ancora da spendere. Con questi 60 euro cominciamo già a prendere l'hotel, in modo tale che poi ci rinfociliamo un po' e poi andiamo a cenare con gli ultimi soldi che c'è. Vai. Uno però che non sta assai, ovviamente. Abbiamo trovato questo, 3 adulti, una notte, 74, pure lo sconto. 74 beh. Diviso 3, vabbè, stiamo più o meno a 25 euro a testa. Più o meno. Sì. Arrotondiamo, quindi 60 meno 25 a testa, praticamente 35. Ci rimangono per cenare. Ma sono 4 letti. Ma dov'è la Fius? Fius, dove sei? Manca Andrea. Ma andiamo a testa del letto. Morbido, duro, come fa? Vabbè, dai, che lanciamo. Abbiamo fatto di peggio, credo. Allora, signori, siamo tornati alla base di partenza, diciamo. Abbiamo all'attivo 18,97 euro, che in teoria sono esattamente 20,75 dollari. Nella mia testa mi sono detto, stamattina i conti erano difficili da fare, nel senso che secondo me affrontare colazione, pranzo, cena, fare un'attività e comprare un qualcosa che può essere un souvenir o qualcos'altro era veramente tosta. Quindi arrivati a questo punto con questo budget mi sono detto, invece di andarmi a prendere lo dog da 3 dollari, no? Quello da strada non mi dà soddisfazione, no? Oltre alle slice che abbiamo già comprato, invece che andarmi a prendere prima il souvenir mi faccio prima la cena come la voglio fare io e poi con i soldi che restano vediamo di comprare un qualche cosa che ci possiamo portare dietro. Quindi si va a cena da Los Tacos. Là, come potete vedere, ci sono i prezzi più o meno 5-6 dollari. L'obiettivo è stare sotto i 18, in modo che restano 3-4 dollari in realtà per il souvenir. Abbiamo preso 2 tacos di carne, uno di pollo. Non ci ha dato lo scontrino, qua non danno la ricevuta spesso. Abbiamo speso 15,95, ragazzi, potete fare anche i conti voi contandoli qua, ma contate sempre le tasse. Ecco il nostro amico, ragazzi, Edoardo, che ce lo prepara. Ne ho preso 2 con la carne e 1 con il pollo. Guardate là con la carne, è una roba spaziale. Olè. Grazie Edoardo. Questo, ragazzi, è il risultato finale dei 3 tacos. La parte difficile adesso è mangiarli, perché cioè si distruggono mentre li mangi praticamente. Però faremo questo sacrificio, ragazzi. Veramente clamoroso il spettacolo. Adesso invece assaggiamo il pollo.
Guardate qua, super pieno. Spettacolo. E poi adesso direte, vabbè, hai mangiato con $15.95, ok, però non hai neanche preso da bere. Però c'è un motivo. Abbiamo ancora $4.36. E adesso vi faccio vedere dove prendiamo da bere. Vi anticipo già che in ogni punto di Times Square, ragazzi, ovviamente le bibite costano $2, $3, $4. Tranne in un posto, che è quello, il McDonald's. Perché come potete vedere, ragazzi, le bibite costano tutte $1. Media, large, small, come la volete. Vabbè, il bicchiere cambia dimensione, ma costa sempre uguale. Solo $1. Più 9 cent di tasse. $1.09, che sono esattamente €1. E quindi in teoria ci restano €2.99, che sono $3.27. Con i quali compreremo il nostro souvenir. Ragazzi, è arrivato il momento della cena. Ecco qui il nostro antipasto: pizza rossa, pizza bianca. Molti già si diranno, ma state sempre a mangiare. Aiuto, ma i soldi a noi piace spenderli così. Ma che ci volete fare? Sono sempre ben spediti. Vai. Signori, non potevamo non prendere un gran piatto di pasta, in questo caso una carbonara detta 2.0 da loro. Vedremo se sarà anche buona, oltre che affascinante. Distruggiamola, diciamo, anzi componiamola. Facciamola diventare una carbonara originale. Io ho chiesto uno spaghettone con frutti di mare, mi è arrivata una padellona. Bellissimo. Mezzo chilo. Invece a me una carbonara a pistacchio, l'ho messaggiata. Pronto? Vediamo. Voluta questa carbonara italiana, europea. Ci sta, non è straordinaria, però è un piatto di pasta abbondantemente sufficiente. Veramente gustoso, raga. L'Europa ha scelto bene. E beh, come si mangia in Italia? Ma che ne sapete voi? Assaggiamo anche noi. Un po' salatina, però un buon connubio col pistacchio, grande sufficienza. Dopo il primo, non poteva mancare il caffè, ovviamente, in questo video. Però lo sappiamo se abbiamo sforato, vabbè. Perché l'abbiamo preso? Lo sappiamo. Perché? Perché andò a navigare questo? Ho rischiato, aiuto. Nella vita ogni tanto bisogna rischiare. Ma lo sai perché? Ma lo sai perché non sappiamo quanto costa, tanto non c'era nel menù. Infatti non c'era manco il prezzo. Vabbè, alla fine vediamo che fa. Vai, Anto, assaggiamo questo. Il morso finale. Frutti di bosco. L'ultimo morso di questa Europa è di Mister Sparta Praga. Manca solo la cena qui in Africa. Poi abbiamo completato, abbiamo un budget €40. Quindi fino ad ora abbiamo speso €160 appunto. Commentate qui sotto, senza andare avanti nel video, indovinate quale ristorante è. Esattamente, amici, siamo proprio da Pizza Hut. Dobbiamo cambiare un po', abbiamo fatto la colazione tipica, pranzo tipico. Facciamo qualcosa di più italiano, cioè non proprio, americano. Sapete che abbiamo un sacco di budget, quindi ci diamo la pazza gioia. Pizza, pan, peperoni e pizza tradizionale. Sempre peperoni e poi un calzone con barbecue. Aiù, guardate qua quanto sono belle queste pizze. Non vedo l'ora di riassaggiare dopo il Qatar. Si come? Mi mancavano un sacco. E tutti voi che state dicendo, adesso gli italiani che pizza stanno mangiando. Aiù, col cazzo. È buonissima questa pizza, provatela, cioè. Avevamo 400 dirham disponibili, ovvero €40. Ne abbiamo spesi ben 300. 299, ma vabbè. 15 avanzano, Harry. Teoricamente €11 divisi per 2. Quindi €5.50. Pensavo di non riuscire a trovare niente, ragazzi, quella cifra. Però guardate là, New York Keychains, $2.99. Cioè, in realtà potremmo prendere tre calamite a $1, che sono queste qua che vedete. Poi in alternativa un portachiavi per $2.99. In questo modo staremo dentro la spesa. Ho optato per questo, dai. Così arriviamo tondi tondi con quello che era la nostra cifra. E in questo modo qui, ragazzi, la sfida è completata. $3.27 sempre per le tasse. In teoria ci restano 0. Cioè, noi avevamo €2.99 e sono $3.27. Ragazzi, abbiamo fatto il colpaccio. Troppo, troppo grande. E quindi la dolorosa alla fine è stata meno dolorosa, perché, allora, siamo onesti, doveva essere 70 il conto, però ho conosciuto da Tino che va allo stadio e tutto, ci hanno tolto €10 in sconto, quindi 60, anche fosse 70. Siamo rientrati abbondantemente nei €100, è rimasto qualche decina d'euro. Quindi eravamo pure a mazze, gli diamo €30 di mancia. A voi, tutti qua, a voi. Va bene, tutti qua. Iscrivetevi alla Viz e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!